siamo, stiamo facendo le prove. Lorenzo, le prove finalmente, siamo nel vivo. Sì, proprio, sì, sì. Questo è il periodo più bello, secondo me, quando si costruisce uno spettacolo, è proprio il momento in cui si cominciano a vedere le scene che prendono vita e che raccontano una storia. È entusiasmante perché poi saltano fuori tante idee, si cambiano delle battute, se ne aggiungono alcune, se ne tolgono altre, eccetera. È proprio il momento della costruzione, della nascita di una creatura che poi alla fine porteremo in scena, speriamo. Guarda, Annabelle è un personaggio veramente complesso. E lo sto anch'io adesso piano piano studiando e sto cominciando ad agguantarlo proprio giorno dopo giorno. Non è facile perché è una donna molto forte, una donna decisa, una donna che ha in mano le redini di un'attività che è questo locale notturno dove si esibiscono le divas. Lei stessa è una delle divas. Che cantano dal vivo, quindi infatti questo è considerato un musical perché ci sono cantanti che cantano dal vivo, ballerini, insomma c'è danza, canto, recitazione, tutto messo insieme. Lei dirige un po' tutti i suoi i componenti del suo gruppo, insomma, di questa attività, quindi dal barista al costumista, ai ballerini, ai cantanti, che ne so, alla ragazza delle pulizie, il suo amico, confidente, fidato, il suo socio che è Max Cavallari, nel ruolo René. Insomma, lei coordina un po' tutta questa attività, aiutata chiaramente da René, da questo personaggio buffo, comico, che è un gay. Dai su, dite chi fa il cuore! E da quando si chiama? Da stasera! È una favola questa, una favola che parla di amicizia, d'amore, di sentimenti, di talento. Poverino!